Playout a sette lunghezze, il Cosenza quart'ultimo, corre il Pescara in crescita, ma non basta, restano 13 partite, non c'è tempo da perdere, la B non aspetta. Il pari a tempo scaduto con Lecce deve diventare la scintilla per provare la grande rimonta. Equilibrio sì, ma con più qualità. Ancora ai margini Sorensen, Setter, Tabanelli e Riccardi. Tornano a disposizione Bocchetti e Rigoni. Il probabile 11, Fiorillo, Trepali, stessa difesa schierata con Lecce, Gut, Lex, Drudi e Scognamiglio nel cuore del reparto. Bellanova e Masciangelo sulle fasce, a centrocampo De Sena, Busellato, altro ex e maestro. Davanti Odgaard, Giannetti, oppure Galano alle spalle dell'ex Nicolò Giannetti, che in campionato ha segnato l'ultimo gol 15 mesi fa, 7 dicembre 2019. Con la maglia della Salernitana, nelle immagini proprio al Cittadella. Tra i veneti fuori Pavan, Cassandro, Vita e Mastrantonio, recupera Zadiut. Previsto un ampio turnover. Tra i pali l'ex Castrati, in difesa Ghiringhelli, Perticone, Camigliano e Benedetti. A centrocampo Branca, regista, Proia e Gargiulo Mezziali. In questo caso Iori, prossimo alle 39 primavere, partirebbe dalla panchina. Tra le linee D'Urso alle spalle del tandem Ogunseye, Tavernelli. Cittadella quinto in classifica. Ottima partita 0-0 a Monza sabato scorso, ma un solo successo a Lignano Sabbiadoro in casa del Pordenone nelle ultime 7 gare. 4 pareggi e 2 KO a Venezia in casa con la Reggiana, 0-3 lo scorso 20 febbraio. Squadra organizzata, fisica, aggressiva, che fa un pressing a volte asfissiante, che sporca tutte le traiettorie, ma anche manovriera. Venturato. La rosa del Pescara è una rosa di squadra di grande livello per questo campionato e quindi dobbiamo avere la voglia, la determinazione di riuscire a mantenere la nostra identità e provarci, sapendo che non sarà una partita semplice. Sarà un esame domani molto importante sotto questo punto di vista. Credo che anche con le squadre che in questo momento, dal punto di vista della classifica, non sono riuscite a fare magari quello che avevano nella mente di fare, ma che hanno il potenziale per rimediare, che hanno capacità, che hanno rosa, che hanno giocatori, che vengono qua a giocare sicuramente con grande determinazione. Questo è un esame soprattutto per noi, di riuscire a affrontare le partite con quella cattiveria, con quella ferocia che sono importanti per voler provare a conquistare dei punti o comunque a fare una prestazione importante. A Cittadella 3 KO nelle ultime 3 sfide per i biancazzurri, che in Veneto hanno pareggiato una sola volta, stagione 2000-2001. Si giocò all'Euganeo di Padova, gol di Sturba, 1-1 di Federico Giampaolo. 2 invece i successi al Tombolato, con Zeman in panchina marzo 2011. Busellato sblocca il punteggio, gioiello di Marco Sansovini e meraviglioso gol vittoria di Lorenzo Insigne. Il 9 novembre 2013, blitz del Pescara di Pasquale Marino, firmato da Antonino Ragusa.